Un'idea da prendere in considerazione, seppur con i dovuti tempi e modi. Questa è la risposta del primo cittadino di San Daniele Po, Davide Persico, dopo la proposta avanzata alcuni giorni fa dal sindaco Attilio Zabert per una fusione con il confinante centro di Pieve Dolmi. Un unico sindaco, un unico consiglio, un solo comune e una notevole cifra a disposizione. Tanto si troverebbero sul piatto le due amministrazioni che già oggi condividono alcuni servizi come le scuole elementari e l'assistente sociale. Le premesse per una discussione ci sono, anche se per il comune di San Daniele Po le priorità sono altre. La mia risposta è stata immediatamente quella di prendere in considerazione la proposta, che è comunque interessante, di discuterla questa sera con il mio gruppo consigliare, fare alcune valutazioni e dare delle risposte. Detto questo, le priorità al momento del Comune di San Daniele sono quelle di provvedere alla situazione economica difficile che stiamo attraversando e che cerchiamo di sistemare nell'ottica di finire il mandato e passare la mano poi ad un'altra amministrazione che si candiderà e vincerà le elezioni. Un'eventuale proposta condivisa di fusione dovrà comunque ricevere il via libera dai cittadini residenti nei comuni in questione attraverso un referendum popolare. Proprio per questo, secondo il sindaco Persico, i primi approcci sono stati criticabili. Mi ha colto di sorpresa il fatto che appena dopo che è stata consegnata la proposta sia andato tutto sulla stampa. In genere queste sono valutazioni delicate, diciamo, che dovrebbero essere fatte sottovoce, diciamo, all'inizio, in modo tale da poter dare delle informazioni ai cittadini corrette, perché ricordo che per poter fare una fusione è necessario il consenso popolare, perché bisogna fare un referendum alla fine, e quindi secondo me la cosa è stata approcciata già in maniera sbagliata da questo punto di vista.